chiamo lo Sheikh, sono vicepresidente dell'ANOLF Nazionale Oltre le Frontiere della provincia di Sondrio. Mi occupo dell'immigrazione. La nostra associazione praticamente è nata nel 1989, promossa dalla CISL, con lo scopo di facilitare l'integrazione sul tessuto sociale italiano degli immigrati attraverso formazione, attraverso imparare la lingua italiana, attraverso aiuto per accedere al mondo del lavoro. Tra le nostre attività, quelle principali praticamente riguarda il titolo di soggiorno che ha vari tipi, richiesta, permesso di soggiorno, sia per motivi familiari che sia per motivi di lavoro, sia per residenza elettiva, sia per lavoro stagionale, e ricongiungimento familiare per i familiari che sono all'estero e anche familiari che si trovano già sul territorio italiano. Ci occupiamo anche di consulenza e di avvio pratiche riguardo a chi deve invitare una persona che deve venire in Italia per motivi di turismo. Ci occupiamo anche di domande di cittadinanza italiana sia per residenza che per matrimonio, ma anche per i discendenti italiani che sono i nipoti di italiani che erano immigrati nel secolo scorso. O la maggior parte in Argentina o in Brasile o in Venezuela. A parte queste pratiche principali, aiutiamo anche i nostri utenti di accedere per qualsiasi documento, qualsiasi pratica che riguarda loro, che devono inoltrare o di ricevere e fare anche il ponte tra i nostri utenti e l'istituzione, perché questo ha permesso, soprattutto negli ultimi anni, di poter facilitare le procedure che sono già complicate per sé. Quindi la nostra attività, il principale è quello, aiutiamo anche i nostri utenti praticamente sulla registrazione dello SPID, su qualsiasi informazione che riguarda la loro regolarità sul territorio italiano. A parte la parte burocratica, la nostra associazione si occupa anche di creare momenti di incontro fra culture e fra le associazioni differenti, in quanto chi viene all'estero deve conoscere sia la lingua sia anche la cultura per poter avere un'integrazione come si vuole nel senso della parola. Quindi collaboriamo con le associazioni immigrate, ma anche quelle italiane per raggiungere questo obiettivo. La parte associativa, collaboriamo bene con la prefettura, con la questura, per poter ottimizzare le procedure, ma anche facilitare i contatti, in quanto praticamente, essendo che c'è una barriera linguistica, quindi il nostro intervento aiuta molto sia la parte dei nostri utenti, ma sia anche la parte delle istituzioni.